Ed eccoci qui ragazzi, anche oggi come ieri vi porto nella mia vita quotidiana, in questo periodo un po' difficile, mi raccomando state a casa e niente, oggi mi va un po' più male, ho palestra da scheda da fare e vi porto con me sia nel riscaldamento che durante qualche esercizio particolare che faccio, quindi non perdiamo tempo e andiamo. E voilà, un altro allenamento finito. Questo non è stato troppo duro, però dai, sono contento di aver fatto un po' di attività fisica. Vi volevo far vedere come mi alleno. Ecco, se qualcuno di voi non lo sapesse, il mio preparatore è Federico Frulloni e questo è il suo sito, la sua piattaforma. Qui vengono caricati tutti i miei allenamenti, i miei test, eccetera, eccetera, di settimana in settimana o di mese in mese. Secondo me è molto figo, se qualcuno di voi cerca un preparatore, contattatelo. Vi lascio il sito qua sotto in descrizione. Yo! Ecco qua! Non vi ho mai portato questo posto sul canale, secondo me, e questo è il mio pump track. O perlomeno ci sto lavorando, dai. La mia casa è esattamente là sotto, non so se si vede. E questo è il mio pump track. Il disegno del pump track è abbastanza semplice, abbiamo qua un roll-in che ci mette su due salti da dirt, il primo con la rampa in legno che adesso è coperta, il secondo tutto in terra, poi abbiamo un mega curvone a sinistra laggiù in fondo, gobba gobba, panettoncino abbastanza corto, tre gobbe di cui si possono doppiare o le prime due o le ultime due, sponda con una gobba in mezzo, sinistra, gobba destra, gobba gobba, e step up che ti rimette nell'atterraggio del secondo doppio laggiù in fondo. Questo pump track l'ho costruito circa 4 anni fa, ovvero nel 2016, nell'inverno tra il 2015 e il 2016, insieme a qualche mio amico, tra cui Roberto Vescio, Luca Vescio e molti altri. Per i primi due inverni è stata una gran figata perché eravamo in tantissimi a girarci, era una bella compagnia ed era molto molto divertente. Uscivo di casa, due passi e letteralmente giravo in un bel pump track. Ma poi cosa è successo? Ho scoperto che l'erba e le canne crescono molto più in fretta di quanto pensassi e quindi non ci riuscivo più a stare dietro tra gare, allenamenti, la costruzione di un altro pump track aquiliano, che vi lascio il video qua sopra, da qualche parte. E quindi tra tutte queste cose non riuscivo più a starci dietro a questo pump track. Le piogge hanno rovinato un po' la terra, l'hanno abbassata, una volta le gobbe erano un po' più alte.
E niente, però in questa quarantena ho deciso prima di ripulirlo tutto, e quello già è stato un bel lavoro. Oggi siamo al quinto giorno e direi che ho fatto già un bel lavoro. In più ho iniziato un altro lavoro fighissimo, super super utile ma molto lungo e faticoso, ovvero produrre questa terra qua. Con questa terra non so bene cosa farci ancora, di sicuro ne utilizzerò tantissima per coprire i buchi e togliere le zolle di erba che ci sono. E poi si vedrà, vorrei costruire qualcosa di nuovo, cambiarlo un po', perché le gobbe sono un po' troppo ripide e si sono abbassate con le piogge. Ma sicuramente vi terrò aggiornati. Ora vi faccio vedere qualche video di quando ci giravamo qua qualche anno fa e niente, buona visione. It's amazing, the subtle games that you are playing. And you don't even know I exist. You got me on your hit list. And you're conspiring. Girl, you are sexual and bad. And now you got this on your conscience. Now I'm unresponsive. Chest as you watch me bleed. Every kick, drum, hit is a symphony. Every brush of your curves is the air I breathe. You speak, I am listening. Sweat rolls, girl, you're glistening. Slow mo, pull me into the light There are people watching us, wishing they were obvious. Instead of giving in to the fright,